sulle note dell'inonima mail si apre questo nuovo video dei disinformati, quindi benvenuti a tutti. E oggi siamo su un titolo un po' strano, perché si tratta di Maro Slug, un gioco indie fatto da due italiani, dei ragazzi italiani, in cui noi impersonificheremo i Maro in India e cercheremo di scappare. Come? Il gioco è un platform a scorrimento orizzontale e dobbiamo andare verso destra, appunto, cercando di evitare gli attacchi degli indiani armati di scimitarra e salvarci. Quindi vediamo subito di cosa si tratta. Ci propone una selezione del personaggio, quindi potremmo scegliere o Big Ground, che sarebbe girone, avete capito, no? E The Tower, che è la torre. Useremo la barra spaziatrice per fare fuoco e le frecce direzionali per muoverci. Scegliamo girone. In alto a sinistra dello schermo, come vedete, segna il punteggio derivato da, appunto, gli indiani che uccideremo durante la nostra fuga, e in alto a destra segna invece la nostra barra della vita. Quello che sto notando è che, a parte cadere dal cielo come delle mozzarelle, questi indiani non sono molto intelligenti, anche se sono abbastanza buggati, aia. Le hitbox sono un po' fatte a caso, però mi piace moltissimo l'ambientazione. Questo di sotto non so come si fa a ucciderlo. L'ambientazione mi piace moltissimo, attenzione, qui sotto c'è scritto ridateceli. Allora, questo gioco non lo sto giocando per far polemica, per far discussione, assolutamente, è giusto perché un gioco del genere merita comunque, secondo me, una certa attenzione, sia da, appunto, giocatori, persone normali, sia da ranghi alti, che aiuto, sto morendo. Aiuto, manca forse un attacco e muoio, o due. Come mi faccio ammazzare? Sono morto, come non detto. È quello che credo sia il boss, non lo so, game over. Riproviamo. Lotta con la torre. Ok. Volevo giusto sottolineare il fatto che mi piace molto l'ambientazione. Qui intanto c'è un bug abbastanza grosso, in quanto il mio scorrimento verso destra porta il resto a decomporsi, quindi si crea tipo questo spazio nero. Allora, cerchiamo di non perdere molta vita. Il trucco credo sia quello di continuare a sparare sempre e creare questa linea di fuoco impenetrabile. Devo uccidere tutti questi tizi, però basta toccarli e mi ammazzano, porca miseria. Allora, a quanto pare gli bastano due colpi per morire. Voglio cercare di arrivare il più lontano possibile. 280 punti, 290, ne uccisi 30 con questo, altro che due. Allora, questo non so come ucciderlo, l'ho ucciso in qualche modo. Ok, vado qui, aia, vado qui sotto, non so dove sto andando. Il boss, no! Sono morto. Va bene, ragazzi, ci riprovo. Sempre con la torre, perché mi ha portato fortuna. Poi, in quanto all'etica, questo gioco forse non è il massimo e forse nemmeno a divertimento, perché, ripeto, l'intelligenza artificiale è un po' fasulla sotto questo punto di vista. Ci sono parecchi bug, però il gioco nel complesso funziona bene, la grafica mi piace molto e vediamo di riuscire un attimo ad andare avanti. A quanto ho capito, questi nemici vanno solo verso sinistra, non hanno la facoltà di tornare indietro sui propri passi. Oh, vita quasi piena. Aia, aia, ho perso un po' di vita. Devo cercare di uccidere questo, ma non so come fare. Mi ha ucciso lui. Allora, andiamo lì sotto. No, ok, è morto. Ci sono un paio che avrei qui. Allora, facciamo questa linea e saltiamo.
Non possiamo ammazzarlo quello, uffa. Beh ragazzi, intanto mentre le musiche si sono buggate, io vi do un saluto e vi invito a non condividere meme sui Maro, a non crearne perché davvero non ce n'è bisogno al mondo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie di avermi seguito.